Una cosa preannunciata, l'ho detto in tempi non sospetti nella conferenza di Capogruppo, che io oggi avevo un problema personale. Però ormai è sotto gli occhi di tutti, no? È un'amministrazione questa qua che ormai si può definire tramontata già. I miei amici che mi hanno anticipato con gli interventi, credo che hanno detto quasi tutto, per non dire tutto, è una maggioranza, è stato solo un agglomerato di numeri, allora hanno fatto solo una maggioranza che poi l'ha dato, il tempo ha dato ragione, hanno fatto solo una maggioranza numerica per vincere le manovre governate. E si è visto questo dal primo giorno. Guardate, io credevo, anche se dall'opposizione, credevo il progetto dell'uomo Carpola, però oggi prendo atto che Enzo, il sindaco Carpola, guardate, sta venendo meno a ogni aspettativa. Cosa che doveva fare, che doveva testimoniare alla città, che un minuto dopo che lui stesso aveva registrato che non aveva più i numeri, non aveva più gli elementi pensanti su cui lui poteva appoggiare per sostenere questi tanti problemi di questa città, oggi lui si doveva dimettere. Questo non lo fa. Allora io dico che veramente Casoria politicamente è indemoniato. Casoria io spingo a chiunque diventa sindaco, anche per un giorno, che non si innamorasse di quella fortuna come è capitato a tutti quanti. C'è una qualche cosa di attrae, pur di stare, di essere sindaco di un paese, pur sapendo che per la città non si fa niente. È una città che sta allo sbaglio. Io sono anni che ribadisco che l'ufficio urbanistico, l'ufficio urbanistico è un ufficio che ma va proprio cambiato in tutto e per tutto. Ci sono delle famiglie che ne hanno costruite, oggi aspettano un parere, quella famosa licenza, perché con i loro sacrifici in tanti anni devono fare un mutuo per sposare una figlia o per qualche problema di loro personale, che il comune in quel tempo, ieri, oggi, sta avendo che pure domani se non cambia la mentalità. Se non cambia la mentalità, oggi un cittadino rischia di partire con i suoi sacrifici che ha fatto per anni, perché il comune non è in grado di fare questa famosa licenza del suo fabbricato. Abbiamo una macchina di rifiuti urbani che è allo sbando. Non c'è un ente di questo ufficio che funziona. Io convinto sempre di dare ormai sotto gli occhi di tutti, di dare mandato al direttore che il sindaco d'Alfa si dimette, perché solo così si può dare dignità. E poi una domanda che voglio fare al Partito Democratico, questo gliel'ho detto da tempo, sia al presidente che molte volte dice che io gli sono antipatico, poi ci siamo antipatici in trama. Ma se veramente il Partito Democratico vuole rispettare questo documento che ha fatto, la prima cosa da fare qual è? È quella di dimettersi. Ma se oggi tu hai un consiglio comunale di questa importanza, voi non venite, io vi faccio una domanda da te, al primo cittadino di Casoria. Se non è questa la dimostrazione che ancora una volta il Partito Democratico ragiona sulle vecchie logiche delle spartizioni, perché io sono convinto che se in queste ore il sindaco Castro va qualche passo indietro per qualche spartizione politica, e mi riferisco a dirigenti, assessori, io vi dico che troviamo la compattezza del Partito Democratico. E quindi qua, guarda bene di questa città, qua sono solo beni personali di partito, perché sotto gli occhi di tutti io non mi sto inventando niente. Non è che io sto dicendo qua e sto dicendo bugie o sto inventando cose, io dico la verità. Questo Partito Democratico, quando in tempi non sospetti a momenti che si dovevano formare le coalizioni, hanno pregato il senatore Casilla affinché entrasse in coalizione con loro. Un minuto dopo non viene condiviso più il senatore Casillo. Allora, domanda, il senatore Casillo è uno che fa politica da 30 anni, come nel vertice del Partito Democratico locale Casoria, mi riferisco a chi oggi non siede in consiglio comunale, ma sanno bene da dove deriva.
Oggi era il momento giusto perché il segretario del comune funge anche da notaio. Noi potevamo in tanti modi sfiduciare questa amministrazione, ci potevamo dimettere in massa 13 di noi e il sindaco non aveva la maggioranza. Potevamo andare da un notaio, visto che il notaio non poteva rappresentare il segretario generale. Allora questa vostra fuga dal Consiglio Comunale, se è vero che è per spartizione politica, il nostro sindaco è per questo che si deve trovare, quando riguarda, come ripeto, ho fatto conclusione, che il sindaco deve riconquistare la sua maggioranza, ricompattando il Partito Democratico con qualche spartizione politica, lo faccia presto. Perché la città aspetta risposte, la città è all'orbando e noi stiamo dando, dico anche noi come opposizione, una pessima immagine della politica cattoriale per poi rispecchiare quello che si registra a livello nazionale, la pessima a livello nazionale. Vi ringraziamo per la disponibilità e ci troverete sempre per queste cose. Grazie a voi.